tutto ciò che ha vissuto in precedenza col marito e lo mette fortemente in discussione. Quindi questo romanzo mostra tutta, insomma, l'importanza del raccontarsi per potersi liberare dai tormenti, dalle paure e dalle debolezze. E quindi dare anche, cercare anche un nuovo punto di vista delle nostre storie. E cito un piccolo pezzo del libro, che diciamo che è quello finale, che però riassume un po' il senso di questo libro. I tre piani dell'animo umano, io, esse e superio, non esistono dentro di noi, esistono nello spazio tra noi e l'altro, nella distanza tra nostra bocca e l'orecchio di chi ascolta la nostra storia. E se non c'è nessuno ad ascoltare, allora non c'è nemmeno la storia. Grazie.